approfondiamo un po' il discorso. Il capitolo dei balli da sala e danza sportiva l'ho già aperto col tango e col valzer, e quindi ho pensato che è giunto il momento di continuarlo questo discorso. Ma prima ricordati di commentare il video e condividerlo, così da aiutare il canale. In più fa sempre piacere poter scambiare quattro chiacchiere. E se vuoi approfondire, in descrizione, oltre ai miei social, trovi anche le fonti per questo video. Partiamo dal foxtrot, che significa trotto della volpe. È una danza nata negli Stati Uniti sul finire del XIX secolo, originata dal genere musicale ragtime e dal valzer. I passi furono registrati dal maestro di ballo F.L. Clendemann e pubblicati nel libro Dance Mad del 1914. Sul finire della Prima Guerra Mondiale, il foxtrot venne codificato in due stili diversi, lo slow foxtrot e il quickstep. Lo slow foxtrot, chiamato anche slow fox, è, come dice il nome, la versione lenta del foxtrot. Nasce negli anni 20 del secolo scorso e diventa molto famoso negli anni 40. Si tratta di un ballo delicato basato sull'equilibrio tra pause lente e passaggi veloci. Ogni passo è quasi della stessa lunghezza e il movimento delle gambe è continuo. La musica che accompagna questo ballo è lenta, melodica, contenuta e regolare. Se lo slow fox è la parte lenta del foxtrot, per forza di cose, il quickstep è la parte veloce. I ballerini devono essere molto leggeri sui loro piedi, volare come una farfalla senza però pungere come un'ape. Siccome è un ballo molto energico, intenso ed elegante, bisogna essere fluidi e molto glamour. Ad esempio, io non lo potrei mai fare, soprattutto per la parte glamour. Il quickstep nasce insieme allo slow fox e viene standardizzato nel 1927 ed è una combinazione tra foxtrot, charleston, one step, peabody e shag. Speravo di finirla qui, ma per senso di completezza parlerò anche degli ultimi stili citati, partendo dal peabody. Il tenente William Frank Peabody era uno scapolo corpulento che amava ballare il foxtrot velocemente, solo che a causa della sua circonferenza non poteva tenere il partner di fronte a lui e quindi teneva la dama sulla sua destra, così da far nascere alcuni passi e schemi di ballo unici. E tutto questo avvenne nel 1915, sempre negli Stati Uniti. Lo shag dance è un ballo di coppia con un passo base che lascia molto spazio all'improvvisazione. Le origini di questo ballo non si conoscono con esattezza. Alcuni studiosi le fanno risalire alle danze africane, mentre altri sostengono che i coloni della Carolina, per preservare il loro lignaggio musicale europeo, crearono questo ballo negli anni 60 del Settecento. In entrambi i casi, tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, questo tipo di danza si fece timidamente strada nei locali della Carolina, sia del nord che del sud. Lo shag divenne più famoso negli anni 40 e l'inizio dei 50. Al suo apice, questo ballo era divenuto un vero e proprio fenomeno sociale, tanto che si ballava ovunque nella Carolina. La cosa curiosa è che il termine shag probabilmente venne usato per la prima volta negli anni 60, quando oramai la sua popolarità stava calando. Cioè, voglio dire, questo ballo è in giro dal 1760 e tu 200 anni dopo gli dai un nome? Beh, complimenti. Concludiamo col one step, un ballo da sala popolare all'inizio del XX secolo, nato dal Turkey Trot. Non finirò mai. Una danza fatta per la musica ragtime, molto popolare tra il 1900 e il 1910. Si dice che a ideare il Turkey Trot siano stati i ballerini John Jarrott e Louise Groening. Il passo base erano quattro passi saltellanti lateralmente coi piedi ben distanziati tra loro, prima su una gamba poi sull'altra, con un rialzo sull'avampiede. E il successo l'ha raggiunto perché il Vaticano ha avuto da ridire su questa danza, perché per loro era scandalosa. Insomma, abbiamo capito che al Vaticano non gli sta mai bene niente. Comunque, appena arrivato il foxtrot, la moda del Turkey Trot svanì completamente. Ho finito. Ho solo una riflessione da fare. 100 anni fa trovavano scandalosa una danza che al giorno d'oggi potrebbero farla pure i bambini per gioco, praticamente. Ma fra 100 anni, se esisterà ancora l'umanità, dato che ultimamente ci sono state svariate apocalissi, cosa penseranno di noi le persone del futuro? E cosa si inventeranno anche? Non lo so. Fammi sapere tu in un commento, magari, giusto per se hai la risposta a tutto. Comunque, grazie per aver guardato. Noi ci vediamo alla prossima. See ya!